Benvenuta innanzitutto. Allora, intanto buonasera a tutti. Sì, siamo qua. È bello essere in una fiera. Prendiamola così. Anche se c'è stato il temporale, eccetera. La quiete dopo la tempesta, ce la godiamo. Tu parlavi del titolo, il gioco di Santa Oca. Allora, il gioco dell'Oca credo che lo conosciamo tutti, perlomeno è uno dei giochi antichi. È un gioco che a cui è sì, che non usa più tanto, dice lui, è giusto. Ma un tempo era uno di quei giochi che conoscevano tutti. C'è un personaggio, è una camminante del 600, si chiama Pulvera, che durante il suo camminare vede in tutto quello che le succede un segno, e è come se giocasse con i dadi, perché il gioco dell'oca si gioca effettivamente con i dadi. Lei semplicemente conta le persone che incontra, o anche un animale strano che incontra, conta le presenze vive che, in cui si imbatte, e tiene il conto e va avanti cercando questo numero 63, che è quello del giardino dell'oca. Santa perché? Perché nella cultura lombarda l'oca è un animale sacro, o forse non solo nella cultura lombarda, non so, mi vengono in mente certe cose studiate sul sussidiario delle elementari, le oche capitoline, le oche del Campidoglio, le oche che proteggono il sacro. E quindi ecco, c'è il gioco che per una delle due protagoniste è importante. E tra l'altro sapete che ogni volta che si gioca, ogni volta che si va avanti di un certo numero di caselle, a seconda del numero che si è giocato, si può trovare il ponte, il labirinto, la prigione, si possono trovare delle situazioni in cui ci si ferma, si è costretti a fermarsi e addirittura a tornare indietro. Quindi c'è una nozione del tempo nel gioco dell'oca che è circolare, potremmo dire così. E il tempo anche nel libro, perché comunque ambientato in un intervallo di 20 anni, 1652-1672. Tanti microracconti, mi corregga se sbaglio. E due personaggi sono, diciamo, un po' il fulcro, quindi Pulvera e Bonaventura Mangiaterra. Allora, la storia si svolge in due parti che si alternano. La storia vera è quella del 1652, siamo a 20 anni da quello che racconta Manzoni nei Promessi Sposi. Cioè, la peste è finita da 20 anni. E nel 1652, nel Milanese, che a quell'epoca è sotto il dominio degli spagnoli, scoppia una rivolta, la chiamano la rivolta dei Pitocchi. A capo di questa rivolta c'è un terriero, Bonaventura Mangiaterra, che è nato nella Valle del Ticino, ma è vissuto lontano per varie vicende, è tornato, vede che la situazione non è cambiata e incita i contadini alla rivolta, perché lui in questi anni di viaggi che ha compiuto lontano dalla Lombardia ha imparato a leggere e ha con sé una Bibbia
in lingua volgare e una sua interpretazione della Bibbia, perché lui dice Dio non ci vuole poveri e affamati. Se ci ha messo al mondo, se ha permesso che noi venissimo al mondo, ci vuole felici, e per essere felici abbiamo bisogno di tutto quello che la società non ci dà, e allora ce lo dobbiamo prendere. Questo è quello che Bonaventura Mangiaterra racconta ai terrieri dell'Alto Milanese. Un Vangelo che per il Sant'Uffizio diventa un Vangelo eretico, perché è una lettura del Vangelo che si pone contro la proprietà privata, contro la difesa della proprietà privata che la Chiesa fa. Siamo 1652, come ho detto, e nell'Alto Milanese c'è un contratto colonico pesantissimo per i coloni, perché sono praticamente in balia della volontà dei nobili, che non hanno solo il potere economico e politico, ma anche il potere di disporre di tutti gli atti della vita privata di un colono. Potere di vita e di morte, come se i coloni fossero dei servi della gleba. Siamo nel 1652, ma non è cambiato granché, come siamo ancora in pieno Medioevo nella Lombardia di quell'epoca. Quindi, e non sono soltanto i nobili nella zona dove è ambientato il romanzo, che è la zona tra Gallarate e Busto Arsizio, oppure tra il Ticino e Busto Arsizio, ecco, diciamo così, la valle del Ticino, dove adesso c'è la Malpensa. Ecco, pensate tutta questa zona, che allora era una selva vera e propria, era brughiera molto fitta. Adesso la brughiera della Malpensa, la brughiera intorno alla Malpensa non c'è più, ma dovete pensarlo come un luogo in cui si incrociavano pochissime strade, pochissimi viottoli, che andavano verso il porto di Tornavento. Tornavento c'era un porto di barche, con un ponte con delle funi, con cui i barcaioli, i cosiddetti portinari, portavano dall'altra parte del Ticino, quindi in terra piemontese, chi veniva dalla Lombardia, tirandosi con le funi sulla barca, e a Tornavento partiva il naviglio grande, da cui passavano tutti questi grandi barconi che venivano dal Lago Maggiore, da Candoglia, portando i grandi massi di marmo bianco fino a Milano, dove si stava costruendo il Duomo. Quindi una zona di grande passaggio, ma è una zona di grande passaggio poi soprattutto di eserciti, perché 1652 è appena finita la cosiddetta guerra dei 30 anni, pace di Vestfalia 1648, ma non è che quando si finiva una pace, si firmava una pace, i soldati se ne andavano a casa. Erano tutti soldati mercenari che avevano combattuto in Italia nella guerra del Monferrato e nella guerra di Mantova, e se ne stavano lì. Cioè, nel momento in cui si firma la pace non c'è nessuno più che li paga, e loro devono prendersi dove capita, quindi saccheggiando, facendo quello che hanno fatto sempre in guerra, il necessario per vivere, per campare.
Quindi questi eserciti, questi rimasugli di eserciti continuano a scorazzare per tutta la Lombardia, anche se la guerra non c'è più, perché i mercenari non sanno fare altro che saccheggiare, rubare, fare la guerra, uccidere. E quindi la situazione nella Lombardia in quegli anni è una situazione assolutamente caotica. È lì che si innesta la rivolta dei Pitocchi contro i nobili, contro gli spagnoli che non fanno niente per risolvere questa situazione e contro il clero. Il clero è formato soprattutto da nobili e quindi il clero esige dai terrieri, dai contadini, esige delle decime, delle tasse come i nobili e giornate di lavoro gratuito nei propri terreni. Quindi è una situazione pesante ed è chiaro che a un certo punto deve scoppiare, ed è lì che la predicazione, io la chiamo predicazione perché i discorsi di Bonaventura Mangiaterra sono discorsi non solo politici, ma sono discorsi che hanno come alla base il Vangelo, che dice che non è giusto che ci sia il ricco e il povero, non è giusto che si pretendano tasse da chi non può pagarle. Quindi, e non è giusto, questa è la grande novità diciamo così, dei discorsi di Bonaventura Mangiaterra, non è giusto che il maschio sia un sopraffattore, cioè donna e uomo devono essere uguali, cioè non ci devono essere differenze. E questo per un discorso, per l'epoca, a metà del 600, chiaramente è un discorso che fa paura a tutti coloro che reggono la società. Cosa vuol dire non si pagano le tasse, non si pagano le decime, ci si rifiuta di andare di far parte di obbedire a questi nobili, cioè cosa succede, e cosa succede se una donna non obbedisce all'uomo? È quello che Bonaventura dice, non ci possono essere condizioni diverse all'interno della famiglia. Un libro che, se vogliamo, lancia un messaggio di ribellione verso le ingiustizie e anche di speranza. Speranza per quell'epoca, chiaramente per i Pitocchi che lo ascoltano, i Pitocchi all'inizio non riescono, cioè lo prendono in giro, pensano che non sia una situazione possibile, che non, che dica qualcosa che non può esistere sulla terra. Poi a poco è la convinzione a poco che a furia di sentire questo Vangelo raccontato in questo modo, che prendono coraggio e si rendono conto che i soldati, gli sbirri che sono al servizio dei nobili o del clero non sono invincibili, anche se gli altri sono a cavallo e loro sono a piedi, non è detto che il combattimento all'interno della brughiera avvantaggi chi è a cavallo. Quindi è, non so, a poco sembra che a loro che sia possibile un mondo diverso, e quindi partono in un piccolo gruppo, sono in 12 e alla fine il gruppo è molto numeroso, e qua ci sono le campane, scusate. Sì,
si sente, più o meno si sente lo stesso. Pulvara, 20 anni dopo, la camminante ventenne che racconta le storie quasi a voler cambiare, cioè racconta quella che era la storia quasi a volerla cambiare, col suo racconto. Possiamo suonare un attimo, perché sennò qua... Aspettiamo un attimo. La volontà del cielo. I tamburi. Vale. E i piumini che volano. Allora, la vicenda è alternata, ho detto, ci sono i capitoli del 1652 che raccontano l'ultimo mese della rivolta, che viene domata dagli eserciti dei nobili di quella zona, che sono gli Arconati e gli Altemps, che radunano un esercito e alla fine riescono a circondare questa banda e a prenderli a poco tutti, e il tutto finisce alla fine dell'ottobre. I capitoli si alternano con quelli invece di 20 anni dopo, 1772, in cui c'è uno dei membri della banda, di questa banda dei Pitocchi, che ripercorre gli stessi luoghi, ormai a 20 anni di più, ma ripercorre perché ha fatto un sogno, e nel sogno la persona di cui stiamo parlando si chiama Pulvara e, come ho detto, crede nei segni della sorte, e crede quindi nei sogni. E nel sogno le è stato detto: tu devi tornare lì. Quindi torna cercando qualcosa, cercando i resti, se c'è rimasto qualcuno della banda, e soprattutto cercando di capire che fine ha fatto il capobanda Bonaventura Mangiaterra. La persona che racconta, Pulvara, è una donna che faceva parte della banda vestita da uomo. Non è l'unica persona nella banda che è una donna travestita. In questo mi rifaccio a una grande tradizione del 600 del travestimento, e per le donne fare certi mestieri erano impossibili se non si vestiva da se non ci si vestiva da maschio. Ci sono tanti libri che raccontano di donne soldato nel 600, c'è un carteggio ad esempio di una principessa romana sposata a un colonna. Lei si chiama Maria Mancini, che attraversa tutta l'Europa, da Roma fino a Parigi, vestita da maschio, per sfuggire ai sicari che il marito le mette alle spalle. Ci sono donne che, vestite da maschio, lavorano e nelle miniere. Ci sono donne che, vestite da maschio, vanno anche... fanno parte del gruppo dei conquistadores nelle Indie occidentali. Ecco, se uno legge i libri del 600 trova tantissimi di questi personaggi, quindi
Il romanzo è un omaggio a tutte queste donne di cui mai si parla, ma che vissero la propria condizione femminile in questo strano modo, cioè sapendo che se non si vestivano da maschio non avrebbero potuto avere la parola e non avrebbero, a volte non avrebbero avuto salva la vita. Non so se ci sono altre cose che vuoi chiedere. L'ultima curiosità, come è nato questo libro? Qual è stata la molla che l'ha spinta a scriverlo? Come è nata questa storia? Ma io ho sempre amato questo periodo del Seicento. Credo che il Seicento sia all'interno della letteratura italiana un secolo a cui gli scrittori poi ritornano spesso, a partire da Manzoni, da Chimera di Vassalli. Insomma, il Seicento è uno di quei momenti di passaggio in cui cambiano tante cose per l'Italia. È il secolo delle scoperte del nuovo, è il secolo in cui la gente davvero incomincia a viaggiare. Viaggiare è molto pericoloso, come ho detto, soprattutto per le donne, però le donne hanno questa grande risorsa, questa invenzione del vestirsi da maschio. È un secolo è il secolo delle scienze, è un secolo molto interessante per tantissimi versi. È il secolo in cui anche l'arte completamente, l'arte classica che è durata per tutto il 400, 500, viene messa in crisi. C'è una grande aria di nuovo, quindi è molto, molto bello studiare i personaggi del Seicento. Io devo dire che non è il primo libro che ambiento nel Seicento, per me ce ne sono già due alle spalle, ma io abito a Orta Novarese, a Orta San Giulio, e chi conosce di voi Orta San Giulio sa che in cima al paese c'è questo sacro monte, uno dei tanti sacri monti del Piemonte, che fu inventato in epoca di Controriforma perché la popolazione di questa zona del Piemonte, l'Alto Piemonte, era ancora paganeggiante. Bisognava porre una specie di baluardo, crearlo proprio fisicamente, un baluardo nei confronti della predicazione eretica che veniva dall'altra parte delle Alpi, insomma dalla Svizzera. E nel Sacromonte di Orta, che tra l'altro è dedicato a San Francesco, tutte le 22 chiese hanno statue in cui la storia di Francesco è raccontata come se si svolgesse nel Seicento. Per cui il Sacromonte di Orta è una grande opera di barocco popolare, come credo non esista nelle altre parti d'Italia, forse è l'unico caso di un barocco popolare in cui ci sono figure di donne che non sono principesse, bambini. Pensate all'arte del Seicento, dove se non si è figli di un principe, un bambino non entra in un quadro o non è rappresentato in una statua. Invece lì sono rappresentati scene di vita che evidentemente sono scene di vita del Piemonte del Seicento. Ecco, il fatto di essere immerso in questa atmosfera, io abito proprio lì sotto, e il fatto quindi di poterlo vedere ogni giorno tutto intorno, questa grande Disneyland del Seicento, perché in effetti la gente, i pellegrini andavano lì per fermarsi davanti a questi gruppi di statue che sono tutti a grandezza naturale, tutti colorati. Ci sono delle chiese che hanno anche 80 statue,
cioè quindi sono grandi scene teatrali, quindi è come davvero una grande Disneyland di quell'epoca, e vedeva delle storie, un grande cinematografo. Quindi essendo immersa forse in questa atmosfera barocca, perché ci vivo dentro, forse per me non è così strano immaginarmi dei personaggi con certi vestiti, con certe facce, con certi gesti. Anzi, devo dire che più o meno ho, quando costruivo il libro e pensavo a questi personaggi, a questi banditi, come pure ai personaggi del Sant'Uffizio, come pure ai personaggi, che ne so, ai soldati che vanno a combattere contro questi pitocchi, pensavo ai popolani che gli artisti dell'epoca hanno immortalato in queste statue, con i loro vestiti, con i loro gesti, ai soldati del Papa che sono stati messi lì, ai nobili, le figure dei nobili che, se uno va a visitare il Sacro Monte di Orta, può vedere in tutti questi, in questi costumi del Seicento. Grazie. Purtroppo dobbiamo chiudere perché con il temporale ha sfalsato tutto il programma, quindi dobbiamo crociare per ritornare nei tempi. Io ringrazio Laura Pariani per essere stata con noi. Vi ricordo e vi consiglio il gioco di Santa Oca, la nave di Teseo Edizioni, è qui in vendita all'edicola qui di fronte, e poi lo trovate nelle varie librerie ovunque. Grazie mille, grazie a voi per averci ascoltato.